È iniziato venerdì davvero molto bene il corso di autotrucco che si tiene due volte a settimana presso Biblioteca Manara a Borgotaro. A dare lezioni di autotrucco, Susanna Panizzi, make-up artist. Due lezioni per ogni corso, ogni lezione dura circa 2 orette e l'accompagno dall'inizio sino alla fine del loro percorso, in modo che appunto alla fine del corso sanno fare esattamente un trucco in piena autonomia. Oggi e cosa hai insegnato? Oggi abbiamo iniziato da una base perfetta, quindi fondotinta, correttori, blush e via dicendo, insomma, tantissime cose, veramente 2 ore sono volate via. Abbiamo sentito i commenti per loro che comunque sono persone tutte giovani anche che si truccano, si è aperto un mondo sconosciuto però. Sì, è vero, ho iniziato appunto il corso dicendo abbiamo già una cosa che ci accomuna, che è l'amore per questo lavoro e per il trucco, insomma, il fatto che loro erano sedute qua dimostra che piace truccarsi e che erano veramente impegnate a fare ogni passaggio che io spiegavo, quindi è andata benissimo, insomma, sono veramente molto soddisfatta, le ho viste felici quando sono uscite, quindi questo dimostra che è stato un successo. Però dimostra anche che noi non sappiamo truccarci esattamente come ci si dovrebbe truccare, o comunque non sappiamo tanti passaggi importanti. Certamente, insomma, bisogna farsi seguire un attimo da un trainer, nel senso, come in tutte le cose, passo dopo passo si può imparare. Comunque, già dopo la trasmissione La bellezza è un trucco, mi hanno detto, sappiamo già truccarci molto meglio. Ovvio che questo è un passo in più, sono seguite da me proprio nei minimi dettagli, quindi, ti ripeto, sono veramente molto molto soddisfatta, sia di me stessa che di loro. Continueranno questi appuntamenti? Sì, continueranno perché le richieste sono veramente tante. Anzi, voglio ringraziare tantissimo Elisa Del Grosso, il sindaco di Borgotaro e Omar, che mi ha dato questa opportunità, ha creduto a questo progetto e quindi continueremo finché appunto ci sarà la voglia di intraprendere questo percorso. E a proposito di Susanna Panizzi, per soddisfare davvero le tante, tantissime richieste che in questi mesi sono arrivate alla nostra emittente, abbiamo deciso di riproporre in seconda serata ogni martedì, quindi a partire da questa sera alle 22:45, il programma che ha fatto conoscere al grande pubblico proprio Susanna Panizzi, ovvero La bellezza è un trucco. Cinque serate in tutto, ogni martedì, ogni serata, come sapete, un tema diverso. Si partirà questa sera con il trucco base intorno alle 22:45. Non mancate. La CGIL informa i suoi assistiti che in questo mese di giugno, ogni martedì e precisamente il prossimo 10, 17 e 24, dalle 10 alle 17 presso la Camera del Lavoro di Borgotaro sarà presente un funzionario del settore scuola della CGIL di Parma per tutte le pratiche inerenti a questo tema. E anche la CISL Scuola vi segnala che ci sarà la presenza del sindacato scuola a Borgotaro perché la scadenza delle domande è fissata al 23 giugno, dopodomani, giovedì 5 dalle 15 alle 18, e poi lunedì 9, martedì 10 e lunedì 16 giugno, sempre dalle 15 alle 18. Dovete però prenotare l'appuntamento chiamando la sede di Borgotaro allo 0525 97 935. L'associazione culturale La Gondola di Sugremaro di Compiano organizza per salutare la fine del mese di maggio la terza esibizione canora Canta Maggio. L'appuntamento è per domenica prossima, 8 giugno, dalle 10 a Sugremaro. Nell'occasione si svolgerà un mercatino nella piazza antistante il centro commerciale e funzionerà un servizio di bar e cucina. Per prenotazioni per il pranzo dovete contattare Giovanni al 340 8695522 oppure Claudio audio al 333 3968 929. E allora domenica pomeriggio si è levato un solo grido davvero al palazzetto dello sport Bruno Raschi di Borgotaro e quel grido era campioni, perché le ragazze under 14 della Valtarese 2000 di basket ce l'hanno fatta e sono campionesse, si sono appropriate di un titolo importante, quello di campionesse regionali.
campioni, 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 proprio come il mitico Nando Martellini nella finale dei mondiali di calcio del 1982, anche la Valtarese 2000 ha potuto gridare al vento per ben 3 volte questa frase. Domenica le ragazze dell'Under 14 guidate dal coach Allodi hanno regalato alla Valtaro il terzo titolo regionale degli ultimi 3 anni. Davanti ad una cornice di pubblico fantastica, oltre 500 persone assolutamente in attesa e che ha emozionato le atlete scese in campo, la Valtarese ha affrontato in finale la formazione bolognese del Francesco Franciazzola Pedrosa, squadra già incontrata con 2 vittorie per la Valtarese nella prima fase di qualificazione del campionato. Dalle prime battute si è capito subito che la tensione e l'emozione non consentivano di giocare in scioltezza. Le nostre atlete commettevano errori banali nelle scelte offensive, non riuscendo a trovare le soluzioni giuste contro la difesa bolognese. Di contro però una attenta difesa riusciva a limitare le incursioni a canestro di Passini e Benadduce, ma concedeva troppi rimbalzi e canestri facili a Trovato, che realizzava 8 punti nella prima frazione di gioco. Nel secondo quarto la musica non cambiava più di tanto, la Valtarese faticava a trovare il canestro, ma almeno il gioco diveniva più corale. Trame di gioco più elaborate liberavano spazi per le penetrazioni di Franceschini e Bozzi, aprendo spazi per il tiro da fuori di Gonzato e Ardilli. Per Bologna entrava prepotentemente in partita Passini, che realizzava importanti canestri con il suo 1-1 che consentivano alle ragazze del coach Galli di andare negli spogliatoi in vantaggio di 2 lunghezze, 23-25. Al ritorno in campo Bologna segnava subito dopo 15 secondi il canestro del più 4 di Passini. A questo punto la svolta del match, la Valtarese realizzava una siderale bomba da 3 con Franceschini e da questo momento l'adrenalina si trasformava in coraggio e determinazione. Una difesa a dir poco perfetta, 2 canestri di ottima fattura di Veronica Ferrari e altri 2 canestri da 3 punti di Bozzi e Gonzato incendiavano letteralmente il palazzetto e ribaltavano l'inerzia della finale. Con una difesa eccellente, Giuditta Ferrari prendeva possesso dell'area e dei rimbalzi, mentre Boraschi, Bozzi e Vignali mettevano in campo energie a non finire che consentivano di recuperare numerosi palloni. Gli ultimi 10 minuti di gioco erano tutti da cardiopalmo. Bologna tentava più volte di ritornare in partita, ma sul meno 4 a pochi minuti dal termine Valentina Bozzi si scatenava letteralmente realizzando un canestro in slalom e un gioco 2-1 in contropiede. A 30 secondi dalla fine la vittoria era in tasca e sulle tribune esplodeva la gioia di tutto il pubblico di Borgotaro e per le ragazze della Valtarese iniziava la meritata festa, premiando gli sforzi e i sacrifici di un'annata dove le ragazze hanno guidato sempre la classifica, non lasciandosi mai intimorire dai più quotati avversari. Il meteo per domani, mercoledì 4 di giugno, irregolarmente nuvoloso ma con ampie schiarite, temperature stazionarie, valori minimi intorno ai 12 gradi, invece in lieve aumento le massime intorno ai 22 gradi, i venti saranno deboli. Bene, vi lascio con la programmazione serale di RTA che comincia alle 20.45 con Festival, alle 21.30 il documentario Atlas, alle 22.15 il telegiornale e poi alle 22.45 La bellezza è un trucco con Susanna Panizzi, make-up artist. La prima puntata verterà sul trucco base. Vi auguro una buona serata, noi torniamo domani, arrivederci.